po' di pazienza e un po' di virtù ci toglie la pietra che c'è in più. Dai maestri artigiani ai ragazzi l'arte del saper fare passa di mano in mano. Scuola Artigiana, l'evento organizzato da Confartigianato inserito nel programma della Buona Scuola, ha permesso a centinaia di studenti aretini anche quest'anno di capire chi e cosa si nasconde dietro ad un prodotto artigianale. Non è la quantità degli anni, non è il tempo, è la passione che uno ci mette, la voglia, ma soprattutto il cuore. Questo si chiama pedano. Vedi che sembra uno scalpello, ma in realtà non è uno scalpello, lo scalpello è questo. Questo è un pedano che serve per fare dei solchi, vedi, sembra un piede, ecco perché il nome pedano. La premiazione in Piazza Grande, con la presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa Domenico Rossi, per ribadire ancora una volta la vicinanza delle istituzioni e del governo a questo settore della nostra economia. Noi stiamo cercando di avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, e non è solo un fatto economico, ma è anche un fatto, come dicevo prima, culturale. Perché? Perché oggi si è persa la cultura del fare. Molti ragazzi vivono con un miraggio che non è quello giusto, secondo me. Io dicevo prima che viviamo oggi il momento dei grattavinci, il momento delle slot machine, il momento comunque di tanti miraggi di ricchezza che non passano però per la costruzione di un percorso. Ritrovare invece quei valori legati anche alla propria manualità, anche alla propria capacità, danno modo a tanta gente di potersi realizzare e trovare attivamente un posto nella società. Tra i lavori dei ragazzi anche un piccolo gioiello dedicato alle mamme. Hanno fatto questa foglia, ho aggiunto io il cuore, perché il pedaggio è significato un po' che serve per metterci il laccio, allora ne hanno fatto uno per uno di questi, e un po' che il cuore e la foglia, il messaggio, io amo la natura.